Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Stumble Guys per giocare alla nuova ruota delle emoticon speciali. Cos'è questa nuova ruota delle emoticon speciali? Ve lo spiego subito. Abbiamo tre emoticon speciali, le famose emoticon pay to win, perché di fatto sono pay to win purtroppo. L'abbraccio, il pugno e il calcio. E quante cose possiamo trovare di diverso nei premi gratis giornalieri? Che tra parentesi dovrei averne tre, ma va bene, poi vediamo. Vediamo se effettivamente me ne fa fare tre. Gemme, gettoni Stumble o skin? Bene, a seconda di quello che andrò a trovare potrò utilizzare solo un emote speciale o un'altra. Banalmente, l'abbraccio sarà una skin, il pugno, i gettoni Stumble, il calcio, le gemme. Scopriamo insieme quale posso utilizzare per la prima partita. Andremo a fare tre partite semplicemente. Vediamo un pochettino. Attenzione, attenzione. E andiamo a trovare le gemme. Penso abbiate capito un attimino come funziona la challenge di oggi. Dunque ragazzi, possiamo utilizzare soltanto il calcio e vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ok ragazzi, qui il calcio non è che ci può venire tanto incontro, nel senso che lo possiamo sfruttare per andare più veloci, no? Che molti lo utilizzano quasi come se fosse un triplo salto invece che il classico doppio salto normale. Ok, perfetto. E io non sono troppo bravo in realtà a sfruttarlo in quel modo il calcio, però ci provo. Tipo faccio così, così e calcio, vabbè. Non so quanto io l'abbia fatto bene, però ci sta, ci può stare. Ok, allora ta, 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 ta. Bella pulita, raga, bella pulita come mappa. E andiamo così a qualificarci. Ok, di nuovo non è che il calcio possa risolverci chissà quale soluzione anche qui. Anche perché poi sui tronchi, regà, io sono uno di quelli che preferisce andare piano, piano, piano. Chi va piano va sano e va lontano soprattutto. Quindi preferisco farmela con... vabbè, ho capito. Ma da quando è che... ma da quando è che mettono le pedane più alte del fango su cui non puoi neanche salire? Cioè, non so se non mi era mai capitato o non ci ho mai fatto caso. Avete visto che non riuscivo a salire su quella pedana di pietra con un solo salto? E ovviamente il doppio salto, essendo nel fango, non lo potevo fare. Vabbè, ok, a posto. Allora, facciamo così, così. Calcio, mamma mia, che sprint che ci ha dato, incredibile. Allora, qui molti mi dicono, Gigi, da qua puoi salire direttamente sopra. E avete ragione, non l'avevo mai fatta sta cosa. Tanta roba, si taglia al centro e si va a 2000. Vediamo se nell'ultima mappa, speravo, che ne so, nei laser o in lavaland, in qualcosa dove effettivamente il calcio si potesse utilizzare prepotentemente, invece niente. Allora, facciamo così, facciamo i pro playerini di turno. Ok, perfetto. E qui. Mamma mia. No, ce la stavo per fare, raga. Ce la stavo per fare. Ok, va bene. Oddio. Pensavo si fosse già rialzato il personaggino. Oddio, oddio, oddio. Oddio, 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 raga. Mamma mia. Si vede proprio che con il touch... oh, l'ho fatto perfetto stavolta il calcio. L'ho fatto perfetto, l'ho visto proprio. È proprio come se fosse un terzo salto, raga. Tanta roba così. Allora, facciamo il doppio salto qui. Bam, perfetto. Ne sai, stavolta è stato un po' inutile, ma va bene. Non ce l'ho fatta ad arrivare lì. Allora, facciamo così. Così, così, così. E così col calcio, perfetto, va bene. E abbiamo vinto, ragazzuoli, tanta roba. Adesso dobbiamo scoprire quale altre emoticon nella prossima partita possiamo usare. Che poi banalmente può ricapitare anche il calcio, perché alla fine della fiera possono capitare di nuovo anche le gemme. Anzi, vi dirò di più, io sarei contento se capitassero nuovamente le gemme. Attenzione, questa volta mi sa skin. Mi sa skin. E quindi abbraccio. Ok, devo dire la verità, in questa mappa l'abbraccio. Ah, diciamo che l'abbraccio ci viene utile soltanto in mappe come... vabbè, già pure i laser non è che sia il top. Però per esempio in Lavaland, anche lì in Lavaland più che altro. Perché non mi vengono in mente altre mappe dove... cioè, oddio, mappe in cui posso dar fastidio con l'abbraccio ovunque. Cioè, alla fine con l'emoticon uno può dar fastidio ovunque. Però io volevo fare un video dove le utilizzavo per vincere. Cioè, non è che sto facendo questo video per utilizzarle, per rompere le scatole agli altri. Cioè, voglio utilizzare le emoticon per quello per cui servono, tra virgolette. Mi ha trollato malissimo. Dai, questa sta risalendo. Esatto, top.
E quindi non mi va di tipo adesso mettermi qui a aspettare la gente che arriva ad abbracciarla. Cioè, vinco e stop. Anche perché in realtà, ragazzi, i video in cui sono stato lì ad utilizzare parecchio l'emote giusto per trollare gli altri, ne abbiamo già fatti parecchi. Allora, in realtà, qui nel calcio... Oddio, così. Cioè, mi hanno fatto segnare così, però mi sa che anche loro adesso arrivano a segnare. Loro stanno attaccando tutti, raga. E già li stanno attaccando tutti. Infatti hanno fatto un gol. Non ci credo, anche eccone un altro. No, ok, meno male. Facciamo così, buttiamola via. Niente, abbracciamo. Ok, l'ho fermato, ma no, non è che serva tantissimo, ragazzi. Dobbiamo ammetterlo. Non è che serva tantissimo. Regà, dato che tutti stanno attaccando la palla, no, dovevo spingerla un po' più piano, l'ho spinta troppo forte. Questo mi ha fregato. No. Ok, siamo riusciti ad intercettarla. Perfetto, e adesso ripartiamo. Dai che si riparte. Dai, che la buttiamo dentro. Con che cattiveria, 4-3 per noi. Madonna, che partita. Ma perché nessuna delle due squadre sta in difesa? Mannaggia, 4 pari. Oh, non mi si sposta la visuale. Ok, allora. Dai. Niente. Vai, squalotto. Dai. Di qua dov'è la palla? Oh, non ci credo. Ok, meno male. Raga, a sto punto sto un po' io in difesa. Mancano 20 secondi. In realtà potrei andare a far gol, ragazzi. Già lì stanno tutti all'altra parte. Spero facciano prima i miei compagni a segnare di là. Dai, ma non hanno segnato! Stavano da soli i miei compagni di là. Ok, hanno segnato adesso. Madonna, mi hanno fatto prendere un colpo, meno male. Mamma mia, ragazzi, se non avessero segnato era un problemone. Ma di nuovo lava... No, vabbè, il gioco non ha capito che in realtà vorrei lava land e non lava rush. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma qua nei percorsi, ragazzi, l'abbraccio è troppo... Come dire... Non pericoloso da utilizzare, ma quasi inutile in realtà, perché... Oddio, pensavo si fosse già rialzato il personaggio. Ok, si sono buttati tutti, meno male. Hanno cercato tutti di accelerare il passo. E sono rimasti bruciati. Madonna, che brutta cosa che ho fatto. Vabbè, a sto punto passiamo in mezzo. Ormai. Madonna, quanto è veloce il tronchettino. Madonna, come ci siamo salvati. Però qui dovevo andare sul bordo comunque, raga. Lì conviene sempre andare sul bordo. Sempre e comunque. Mi prende, ragazzi. Qua sbaglio un sacco anch'io. Non so se c'ho qualcuno avanti. Porca miseria, raga. Sono capitato nella lobby apposta per me, nella lobby di Nabbi. Anche gli altri si stanno... Oh no. Oddio, mi sembra di aver visto uno davanti, non so perché. Mi sembra di averne visto uno davanti. Stavo per dire, ah no, uno bravo c'è, invece no. Ok, meno male. Oddio, e anche quest'altra seconda è andata. Madonna, stavo per rischiare tantissimo, ma no, è andata. Senza l'aiuto dell'abbraccio sostanzialmente, ma va bene. Almeno prima il calcio ci ha velocizzato un po'. Questa volta invece l'abbraccio è stato particolarmente inutile. Facciamo l'ultimo giro. Spero di non trovare un'altra skin e quindi di dover fare nuovamente un'altra partita con l'abbraccio. Spero nel pugno a questo punto. Niente, calcio, va bene. Cioè, nel senso, è il migliore il calcio, eh. E tra l'altro le gemme erano anche la cosa che stavo cercando di più sicuramente. Però l'abbiamo già fatto prima, vabbè. Ah, vabbè, dai, ma me lo sta anche facendo apposta. Già il calcio comunque nei percorsi si può utilizzare di più rispetto agli altri, Però se poi mi dà questa qui dei tronchi, che già vi ho spiegato prima come la gestisco io, capite bene che mi dà anche un pochettino fastidio, porca miseria. Cioè, non mi danno neanche l'occasione di sfoggiare le mie emote speciali. No, non ci credo mai, non ci credo. Dall'inizio? Ma che è successo qui, oh? Questo sta fermo lì? Ma? Che cosa è successo, ragazzi? Perché? Ma a parte il fatto che è strano che io abbia ricominciato dall'inizio, vero? Ma? E poi perché tutti quelli là erano tutti... Vabbè, qua, raga, sono tipo tutti bot, palesemente. Quelli lì giù non lo so, sì, anche loro. Ma è successa una roba troppo strana. Vabbè, cioè, non so in realtà se è normale. Magari dopo un po' le rocce le attivano tutte? Magari, non lo so.
E comunque il calcio l'abbiamo utilizzato. Magari dopo un po' le rocce le attivano per quelli che magari non riescono a passare il turno. Non lo so, a caso sto dicendo, eh. Ma anche perché se cadi lì al primo tronco, tra l'altro la skin non si... no, dai, di nuovo no. Dicevo, cadendo lì al primo tronco non mi dovrebbe far rinascere poco prima del primo tronco. Cioè, mi ha fatto ricominciare proprio dall'inizio, raga. Cioè, quella è stata la cosa incredibile. Comunque, ragazzi, se riusciamo a vincerne 2 su 2 delle modalità di squadra, io mi sento male. No, qua mi stanno attaccando tutti praticamente. I miei che cosa stanno facendo? Vabbè, sì. Prende, mi sono arrivati 3 tiri insieme. Non ne ho parato. Vabbè, raga, ma che devo fare? Cioè, ma... oh, ma sono tutti gialli! Ma qualcuno che mi viene a dare una mano? Cioè, sto tenendo una squadra intera. E neanche ci sto riuscendo, ovviamente. E i miei non segnano. Va bene, GG, ragazzi. Complimenti. Ottima squadra. Belli compatti. Oh, vai, 3 pari. Che bello quando le palle si bloccano lì così al centro. Oh, no, ragazzi, non la dovete spingere verso di noi, però. Non la... vabbè. Ok, di nuovo tutti gialli. Oh, ma sta fascia destra vi piace proprio, gialli? Vi piace proprio la fascia destra qui. Dov'è? Oh, abbiamo fatto un altro gol, 4-3. Cosa sta succedendo? Ok. Vabbè, niente, gliela devo giocare sulla fascia sinistra. Mi dimentico che i gialli giocano in particolar modo sulla fascia destra. No? Cioè, sulla loro fascia destra. Per la... cioè, raga, mo sembra che ho confuso destra e sinistra. Ovviamente intendevo la loro fascia destra, la nostra fascia sinistra. Di solito si dice... cioè, si chiama la fascia in base alla squadra che sta attaccando. No, 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 non ci credo. Rip, raga, quella è entrata. Non riuscivo a pararla. Questa l'abbiamo intercettata. Usiamo il ca... Madonna, raga, quanti ne ho presi! È stata... ho visto male io, ne ho presi almeno 2-3. Vabbè, comunque abbiamo vinto 7-4, onesto. Ok, ragazzi, abbiamo... vabbè, tanto qui è uguale. Non so come gestirla in realtà qui con il calcio. Mi sa che non la gestisco semplicemente. Cioè, sto qui su. Ah, tutti hanno adottato la strategia del cadere subito? Io rimango su. Che ne dite? Direi che ci può stare. Allora. Così. Già 5 eliminati? Cioè, io sono ancora alla prima. Io sono ancora alla prima piattaforma praticamente, raga. Ma... ho vinto già la prima piattaforma, ma in che senso? Ci sono caduto solo di uno, cioè gli altri sotto si sono ammazzati di brutto, che è successo? O hanno fatto tutti la strategia di scendere immediatamente sotto, non lo so, va bene, ok, GG. Detto questo, ragazzuoli, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per altri video challenge del genere, consigliatemene altri da fare sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate appunto un bel mi piace, per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!